In questo secondo video analizzeremo come eseguire in modo corretto i primi volteggi con la coda di topo. Per piano di lancio si intende il piano ideale che, durante il volteggio, vede muoversi canna, coda e finale al proprio interno. In sostanza, scelto un piano con il quale lanciare, che potrà essere verticale a 45 gradi o parallelo al terreno, la canna dovrà sempre muoversi all'interno di essa, proiettando coda e finale nella sua direzione, senza mai uscire da questo piano. Per iniziare ad allenarsi, il piano più semplice è il verticale. Poi, progredendo negli esercizi, si adotteranno col tempo piani via via più inclinati, 45 gradi o parallelo al suolo. Infatti, cambiare piano di lancio proiettando la coda in direzioni diverse durante il volteggio causerà necessariamente perdite di energia e mancanza di precisione. Che il lancio avvenga sul piano verticale, oppure inclinato a 45 gradi o parallelo all'acqua, la canna dovrà sempre compiere il tragitto prestabilito, come se un muro di plexiglass trasparente vincolasse il movimento del nostro braccio. Per mantenere il piano, è opportuno che, una volta impugnata la canna, questa rimanga sempre in asse con il nostro avambraccio, come un suo prolungamento, quindi con un angolo ideale di 180 gradi, senza mai spezzare l'ideale linea retta tra avambraccio e canna. Esercizio iniziale di base. Dopo aver depositato sul prato 6-7 metri circa di coda, impugnare canna e coda e, adottando un piano verticale, iniziare il volteggio. Partendo con la canna parallela al suolo, alzare progressivamente l'avambraccio fino a stopparsi circa ad ore 13. Attendere la quasi completa distensione della coda alle spalle e riportare il braccio in avanti fino ad ore 10. Ripetere questo movimento 3 volte senza posare la coda sul terreno e, al quarto volteggio, terminare il lancio con la posa. Durante questi volteggi la coda dovrà essere proiettata dietro, alta alle spalle o comunque parallela al suolo, e mai cadere al di sotto dell'altezza dell'anello apicale. Loop, che in inglese significa ciclo continuo, è un termine molto usato nella tecnica di lancio. In corrispondenza dei due stop avanti e indietro si genera il loop, vale a dire la C composta dalle due porzioni di coda superiore ed inferiore. Importante inoltre è la progressione, ovvero il braccio che regge la canna non deve mai agire bruscamente, ma muoversi sia nel lancio all'indietro che in quello in avanti con un'accelerazione progressiva. Due sono i principali errori in fase di apprendimento e riguardano le dispersioni di energia nel volteggio e la posizione della coda alle spalle. Il primo è causato dall'uscita dal piano nel lancio all'indietro. Questo avviene quando il polso e l'avambraccio disegnano una curva in esterno, trasportando coda finale al di fuori del piano, e di conseguenza la traiettoria della mosca non rispetterà il tragitto ideale. Per evitare questo errore è necessario mantenere canna e avambraccio sulla stessa linea, senza articolare il polso verso l'esterno. Il secondo errore da evitare è la caduta della coda alle spalle. Si verifica quando il polso, sempre nel lancio all'indietro, si flette eccessivamente, non rispettando lo stop alle ore 13. In questo caso è necessario limitare la flessione del polso e fare in modo che la punta della canna si fermi per una frazione di secondo verso l'alto, per poi ripartire da quella posizione progressivamente in avanti. Un altro classico errore è il tailing loop, che consiste nella chiusura ad anello della coda e del finale su loro stessi. Questo porta, oltre a una minore precisione nel lancio, molto spesso all'aggancio della mosca sulla coda e quindi al fallimento della posa. Questo errore è dovuto generalmente ad un esubero di energia nel lancio in avanti,
quando l'accelerazione non è progressiva ma improvvisa. In sostanza, vanno evitate botte improvvise sull'attrezzo, ricordandosi che, quando la coda va in tailing, nel lancio successivo sarà necessario agire meno bruscamente, portando la canna a caricarsi progressivamente, raggiungendo la massima e breve accelerazione prima dello stop.